In questi giorni, per motivi di, possiamo chiamarlo, lavoro, totalmente senza alcuna coincidenza, mi sono ritrovato esattamente nella città che abbiamo scelto per fare questa incredibile carriera. La città, sebbene sia una classica cittadina inglese, è molto carina. Ovviamente sul cibo stendiamo un velo pietoso, mentre invece la cattedrale non era poi così male. Ho incontrato fan del Bradford a giro per tutta la città, gente che girava con magliette e sciarpe nonostante non ci fosse nessuna partita in programma. E poi, ovviamente, come non fare un salto al Valley Parade? Lo stadio del Bradford, che è veramente enorme, purtroppo teatro di quell'oscena tragedia successa l'11 maggio 1985. Ovviamente non mi sono fatto mancare il giro allo store, dove ho comprato la maglietta della stagione appena iniziata, che sfoggeremo per tutta questa carriera. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Sì, la carriera non la posso registrare da Bradford, però sono di ritorno da Bradford con la maglietta della stagione 2004-2025. Quindi significa che è una maglietta che in game vedremo da circa inizio di ottobre, perché FC25, come ben sappiamo, c'era tra circa 3 settimane. Nel mentre è stato anche piuttosto figo essere lì e pensare che le ore in mio rage stanno partendo per la scuola di quel posto. È stato molto figo. Mi aspettavo di capitare in quelle zone. Però non così presto. E allora, dopo che l'episodio scorso abbiamo iniziato la seconda stagione, purtroppo perdendo la Supercoppa d'Inghilterra, è arrivato il momento di riscattarsi e di cominciare al meglio questa seconda stagione in EFL League One, che in realtà male male non è cominciata, perché abbiamo aperto con quasi tutte vittorie, quasi tutti i passaggi dei turni nelle rispettive coppe, però abbiamo ancora molto 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 da pedalare. Quindi io direi di fare le cose come vanno fatte e di andare su FC24. Ok, io da Mantua Rosa, per un semplice motivo, che voglio fare una follia e voglio cercare di rifilare qualche giocatore per qualche promessa esistente. Non lo so, qualche giocatore che possa allettarmi un pochino di più. Perché comunque secondo me questi giocatori svincolati che... ho anche creato, perché non è che da FIFA 23 te li puoi portare a FC24, li devi creare con le rispettive statistiche. Vedo che a livello di efficienza hanno perso parecchio. Quindi io non so, ma io andrei a cercare qualche giovane interessante e cercare di fare degli scambi. Secondo me potrebbe funzionare. Tipo scambiare un portiere con Rastes, come si chiama? Scambio giocatori, portieri. Beh, se ti rifilassi un bel Castillo, tipo, vuole la rivendita. Ragazzi, buono, buonissimo. State a vedere, adesso Castillo diventa uno dei portieri più forti del gioco. Turnover, madonna, quanto punti in basso, zio. Boh, 5 anni, chiedevi lo stipendio. Perfetto. Castillo scambiato con Rastes, secondo me abbiamo fatto un bel affare. Secondo me è un bel affare. È un 75, 18 anni, secondo me diventa forte. Wilson Odobert del Burnley, che dice? Lui è un esterno sinistro che può giocare anche punta. Se gli dessi Vicente Lopez, secondo me potrebbe essere una buona pedina di scambio. Ti do 1 milione. Vuole CD John. È vero che lui può giocare anche attaccante. Vabbè, dai, accetto. Chiede lo stipendio e ci siamo. CD John andrà al Burnley e Wilson Odobert, al tè francese, quindi sarebbe Odobert, viene da noi. Perfetto ragazzi, direi che ci siamo. Andiamo a bussare alla porta di Milos Kerkez e ho già in mente chi dare. Ce l'ho già, ce l'ho. Ed è Reyana. Più 12%, va bene. Almeno sbologno un po' questi giocatori così raccattati, perché
Secondo me questo metodo è utilissimo. Ottieni dei giocatori veri, quindi autentici, però non li paghi niente, perché alla fine li paghi con i giocatori che hai preso a gratis, quindi è tutta una plusvalenza. Cosa vuole essere importante? Vabbè, dai, ci sta. 19 anni, più che altro di stipendio. Secondo me questo di stipendio ci spilla un bel po'. Vabbè, no, neanche più di tanto, dai, ci sta, ci sta. Orellana partirà e Kerkez si unirà. 75, Orellana in 74, ovviamente potrà giocare anche terzino destro, inutile dirlo. Quindi, buona così. E qua un altro terzino che potremmo piazzare è esattamente Kadiolu. E qua ti vado a dare Ferreira. Penso che tu accetti, vero? Ah, ok. Ferreira al Fenerbahce, datemi retta che Kadiolu sarà il ragazzo, sarà la scelta giusta. Ovviamente ha un anno in più, credo, uno o due di Ferreira, sti cazzi. Stipendio, mi trovi un po'. Mi cogli un po' preparato? Boh, 20.000? Ok, va bene. È un 79, buono. Vabbè, 79, 24 anni. Può crescere veramente casino questo. Andiamo da Kevin Keben, altro giocatore del Tolosa. Stiamo praticamente rapinando il Tolosa. È un terzino destro, quindi andiamo ancora a dare via un terzino. E non saprei. Io proverei con Acosta. E ci guadagnate voi. Elliot Cole. Io 185 ve li posso anche dare. Però vabbè, battaglia no, vabbè, battaglia. Veramente ci rimetterei un casino. Sendegas, boh, Vicente Lopez, lo vuoi? 1.200.000. Invece Jake Young, più 600.000. Oh, abbiamo sbolognato Jake Young, attenzione. Abbiamo sbolognato Jake Young. Mito. Mito, mito, perfetto, ciao. Che ce ne facciamo di Jack Young, ragazzi, onestamente? Che ci serve? È un 68, però insomma, c'ha 19 anni. La panchina è buono, dai. Proviamo anche Luka Vucevic. Se mai dovesse andare bene davvero, beh, schifo non farebbe. Costa 1.000.000, difensori centrali. Oddio, beh, Ribeiro me lo terrei ancora un po'. Ahmed, Acosta sono troppo cari. D'altra avrei soldi anche per prendere. Oddio, beh, Elliot Cole potrebbe essere ottimo come piani scappi, ma poi rimaniamo veramente senza attaccanti. Già abbiamo ceduto John, che era un pezzo da 90. Non saprei, non saprei onestamente. Simon non lo do via. Boh, Osadebe 700.000. No, aspetta, 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 zio, aspetta, aspetta. E 702.000. 710, va bene. Più Zadebe, un altro che si toglie dai coglioni. Vabbè, ragazzi, c'ha 16 anni questo, eh. Ripeto, 16 anni. Boh, 1.000 li vuoi? Ma li ha presi, perfetto. 63 di overall, difensore centrale, 16 anni. Ma diamo in prestito mezza stagione. Secondo me qualcosa si può anche ricavare. Da Norimberga andrei a trattare Kan Uzum e Gat Uzum pure. Vabbè, puttanate a parte, ora io Sognora via non lo vorrei dare. Direi che Rodgers può essere un'ottima alternativa, zio. E appunto, lo so che te lo pigli. Turnover, madonna, zio. Come punti in basso, però. Perfetto. 1.700.000. Kanu Zoom atterrerà alla corte di Bradford. In realtà lo vorrei fare CC, se possibile. Comunque, con 72, 17 anni. Questo cresce. Cresce e che popò, come si dice noi. Zen Neo del Sunderland. centrocampisti. Dai, se ti do Ferguson devi accettare. Ma Uzun l'ho appena preso. Ma l'ho appena preso. Come faccio a dartelo? Non è neanche in rosa. Va bene, 25 per la rivendita. E Abreu. Ciao. 5 anni. Poi io sono una pippa con ste cose. 10.000 li vuoi? Vuoi dei bonus? Va bene. 72, 21 anni anche lui. In quella combriccola del centrocampo può fare qualcosa. Ultima, Michele Collocolo dalla Cremonese. Il primo Real Italian in squadra. Dai, prenditi Ferguson e facciamo la finita. Va bene, va bene, va bene. Vabbè, lui sarà sicuramente un tappabuchi, tranquilli. 5 anni per Collocolo. Chiede lo stipendio. Minchia, 6.000 sono tanti, però.
Le galassie non vuole il padrone. Rotazione 71, lo mettiamo CC e finisce la paura. Ok ragazzi, tre nomi per farsi l'ultimo esterno. Partiamo da lui. Iran Kunda. Vicente Lopez sarà la pedina di scambio. Andato. 17 anni, esterno destro, sporadico. Beh, meglio che turnover, eh? Allora, 5 anni. 505, madonna. E che soldi che abbiamo preso. Ma in realtà no, non abbiamo preso una sola, secondo me. Però sicuramente ci hanno guadagnato loro con lo scambio. 17 anni, 67. Beh, come seconda, terza scelta ci sta. Jaden Philogene ci verrebbe a Bradford? Soprattutto se magari gli piazzo un bel Lucas Vargas. Dai, ci vieni per forza. Lo so che ci vieni. Vecchio marpione, lo so che ci vieni. Vuole essere importante. Questo si dà da fare. 5 anni, 10.000. Ok. E anche Philogene l'abbiamo messo in saccoccia, ragazzi. 74, 85 velocità, ci sta. Francio Serrano ci verrebbe al Bradford? Soprattutto se ti do un botto di rivendita e ti butto un petit nel mezzo. Ok. Direi che meglio di così non potevamo fare, ragazzi. 5 anni. Adesso veramente chiudiamo le trattative, perché vorrei anche giocare se possibile. Ti do 4 e 8, 8, 6. Dai, piglialo così. Perfetto, dai. Francio Serrano è sia centrocampista centrale che esterno e può essere molto utile. Ok, praticamente adesso giocheremo partite dove quasi tutta la squadra se n'è andata. In realtà no, solo i terzini e il potere di riserva. Però insomma, sarà tosto. Comunque partiamo con lo Stockport e andremo a simulare con un bel turnover. E perdiamo pure 1-0. Bene così, bene. Sono molto contento. Simuliamo pure contro l'MK Dons. Andiamo con i titolari. Vediamo che succede. 2-0, Garbett e Sandberg. Ottimo. La prossima la giochiamo perché l'Oxford è terzo in classifica. E quindi diciamo che una mano dall'alto schifo schifo non farebbe. E tra l'altro una mano dall'alto con pure un turnover, perché poi abbiamo la coppa e non possiamo assolutamente rischiare. Andiamocela a giocare. Prima partita di questo sesto episodio, giochiamo sotto il sole, sotto il sole. C'è un coglione. No, non faceva proprio così, ma va bene. Ok, dovevo modificare le maglie, vabbè. Cole. Battaglia, va il cross. Kovacevic. Kamning, ancora Kovacevic. Perché c'ho Kovacevic in campo? Vabbè, sti cazzi, lo cambierò a metà partita. Bello, bello sto scippo. Cole. Non sapevo come tirare, ragazzi. Oh. Cole. Si rifà. Elliot Cole. 1-0 Bradford. Giochiamo ai videogames. E andiamo in vantaggio con il gol di Elliot Cole. Primo gol di questo episodio. Lo segna proprio lui. Elliot Cole. Roger sta fuori. Cumming. Che io mi immagino quanto l'abbiano bullizzato a scuola per il suo cognome. Ferguson. Lucas Vargas. Perché CD John. Elliot Cole. E c'è 2-0 del Bradford con Elliot Cole, che col suo mancino vellutato, vellutatissimo, va a mettere la palla sotto la traversa. 2-0 Bradford. Dale, attenzione a questo tiro di Rodriguez, palla fuori. Petit. Attenzione, col per la tripletta, la canna malamente. Poteva essere la prima tripletta del 17enne Elliot Cole. E finisce qui, 2-0, doppietta di Elliot Cole. Andiamo avanti, anche l'Oxford knocked out. È il momento del famoso BDSM Trophy, come lo chiamo io. E tocca al Crew Alexandra. Ovviamente giocheremo con i titolari, se abbiamo fatto turnover la partita scorsa. Metto CD John per Kovacevic, me la sento così. Ci giochiamo in casa. Io ragazzi vorrei bissare il successo del BDSM Trophy. Si potesse fare, coglierei l'occasione, ecco. Giochiamo di sera comunque.
No, ma non gli puoi mettere sta maglia qua. Te non stai proprio bene. Cerchiamo di chiuderla subito, almeno da simulare. Vabbè, la partenza non è male. Sandberg fa 1-0. È l'ora del tè. Diciamo che Sandberg l'avrei scambiato con qualcuno di promettente, ma cioè per Sandberg io avrei preso giocatori come Højlund, visti i potenziali. Ovviamente Højlund col cazzo che te lo danno. E allora mi tengo il mio Oscarino Sandberg. Signora Sandberg non va, peccato. Buona Sandberg, Sandberg, madonna, come si è infilato. Che parata del portiere, ragazzi. Come ha allungato la mano. Diego Lainez, Rodgers, la parata ancora lì. Comunque se vinciamo vi informo che ovviamente saremo primi nel girone. Non so cosa cambi. Sicuramente cambierà che passeremo comunque. Ok. Comunque 2-0 Bradford. Gol di Diego Lainez. Palla in profondità. Chiude il messicano sul primo palo. Sandberg, CD John. Ah. Cioè, fatto tutti i passettini, l'ultima si è allungata. Vabbè, proprio l'ultima, eh. Strano, vero? Sandberg dentro, CD John. 3-0. Game set match. Andiamo a risultato. Questa è fatta, la seconda partita se ne va. 5-0 Reyes e Kovacevic. Rimaniamo pure in superiorità numerica. Col Wycombi andiamo a simulare con la formazione titolare. Anche se Reyes io lo terrei un attimo a riposo, perché poveraccio si sta spaccando. Dov'è Ribeiro? Eccolo qui. Sicuramente è messo meglio. Non penso che Ribeiro faccia cambiare il risultato finale. Beh, me lo auguro. 2-2, Garbett e Diego Lainez. La prossima sarà un bel turnoverino contro il Barnsley in vista del Middlesbrough, che affronteremo in Carabao Cup, e lì saranno cazzi piuttosto amari. Formazione di riserva, Garbett è salito a 72, mi informano dalla regia. La squadra può tranquillamente giocare. E allora, andiamo. Bellissimo che lo sponsor sulla manica sinistra, questo qua, è Flamingo Land, praticamente un parco con dei fenicotteri. Io ci devo andare per forza. Lucas Vargas, Elliot Cole, Roberts in angolo subito a impegnare il portiere di Barnsley. Sruba il portiere. Rodgers, questa è buona per CD John. Roberts, cosa ha preso? Cosa ha preso? Calcio di punizione. Omam dentro. Gol di McAtee. Anzi, mi correggo. Gran gol di McAtee. Difesa completamente ferma. Calcio d'angolo battuto in maniera magistrale. E noi invece abbiamo incontrato il mega portiere che ha fatto due mega parate. Ragazzi, è così che va la vita, eh? Primo gol subito da noi, aggiungo, non dalla simulazione. Pazienza. John dentro. Petit. Chi la fa? L'aspetti. Petit, pareggio del Bradford. 1-1. Pressing, una volta persa palla, ragazzi, funziona, perché non è costante, quindi non ti stanca. Ma se c'è degli avversari scarsi che dormono quando recuperano palla, è proprio pane quotidiano, cioè. CD John dentro. Dentro per chi è? Lucas Vargas, ancora Roberts. Seconda parata uguale. Ok. Gol sul calcio d'angolo pure noi? Secondo me no, perché c'è Roberts. Raga, oh, però dai. Oh. Calcio di punizione. Se qui ci fosse Sognora. Comunque, col con le punizioni ci sa fare, eh.
può stare? Non ci sta un cazzo. Però ci sta Lucas Vargas! L'abbiamo ribaltata! Non solo ripresa, ma pure ribaltata! 2-1, inaspettato! Inaspettato no, però inaspettato il gol, perché così... Un tocco, tiro praticamente al volo nell'angolino, Lucas Vargas! Ci portiamo meritatamente avanti... Garbett, John, sinistro, 3-1, si unisce alla festa, anche CD John. Quel gol lì l'avete pagato carissimo, unica azione che avete fatto, tra l'altro azione pure di merda, avete trovato il calcio d'angolo, avete pure fatto gol. L'amore si paga con l'amore, ragazzi. John, Cole, Petit e Roberts. Poteva essere 7-1 senza Roberts. Cioè, in realtà non è senza Roberts, ma senza lo script. Non volevo dirlo, ma è così. Rodgers, dentro. Niente, non vuole proprio entrare. John e Lucas Vargas. Lucas Vargas. Elliot Cole. Elliot Cole. Continua il mega momento di Elliot Cole. 3 gol in 2 partite giocate da noi. Una mina questo. Una mina. Vabbè, qua Roberts ha fatto la mezza papera, però anche detto, ragazzi, che Roberts ha parato di tutto. A questo punto io avanzerei alla fine 4-1. Ce la togliamo dalle balle. C'è anche il quinto di Reyes che entra per battaglia. Andiamo avanti. Continua la nostra marcia. Middlesbrough Bradford, Riverside Stadium, Middlesbrough Carabao Cup. Cioè, ma qui c'è lo stadio autentico, no? Una delle poche volte che però riusciamo a vederli. Ma è possibile che tu, la volta che metto piede nello stadio autentico, tu mi faccia vedere gli spogliatoi? Cioè, sei veramente incredibile. Perché poi a giocare, cioè, a meno che non metta in pausa, è uno stadio come gli altri. Ferguson, Kovacevic. No, Jones. Peccato. Che azione con i controfiocchi che era questa. Ferguson non ha paura di niente. Diego Lainez, Kovacevic, controribaltamento che però finisce, ricomincia da Diego Lainez, ancora lì Sandberg, posizione regolare, è l'ora del tè, Oscar Sandberg. 1-0 contro il Middlesbrough. Ci pensa l'attaccante svedese. Il tiro di Lainez viene parato dal portiere, che praticamente gli piomba addosso. Sandberg, con tutta la calma di questo mondo, insacca. Non dormire, non dormire, non dormire, non dormire, non dormire. L'ho detto la partita scorsa, che non devi dormire quando avete la palla, perché venite subito pressati. E poi la palla vi viene rubata e piangete. 2-0, gol di Kovacevic. No, no, bravissimo Wilk, bravissima anche la difesa all'ultimo a mettere in difficoltà l'attaccante. Ferguson, Kovacevic, Sandberg. Ma come gioca sto Bradford? Ma come gioca sto Bradford? 3-0 Sandberg. Partita in ghiaccio. Vabbè, il Middlesbrough non è di Premier, è della Championship. Comunque è una squadra di tutto rispetto, ma in 28 minuti è stata totalmente annientata dal carrozzone Bradford. Sendekas, Sandberg si gira e il portiere manco si butta. 4-0. Va bene. Una partita in meno, che vi devo dire. Avanza alla fine 5-0, c'è pure il gol di Kovacevic. La doppietta personale, 3 Sandberg, 2 Kovacevic. Andiamo avanti nel EFL Cup, Coppa di Lega inglese. Risultati sorprendenti non ne vedo, purtroppo. Ah sì, vabbè, Rotherham che butta fuori la Aston Villa. Ci chiedono Ciarancelli per 480.000. Il Dunkerque. Ma vai, ciao.
Allora, Zaffiri, se sei ristabilito, e a noi ci va benissimo, un botto di giocatori partono per le nazionali. Ovviamente Zaffiris, prima di poter tornare come era prima, un po' ce ne vuole, ecco. Contro chi siamo capitati, ragazzi? Mia domanda. Col Rotterdam, dai ragazzi, Rotterdam. Dai. Ai quarti di finale abbiamo il Rotterdam, cioè meglio squadra non poteva capitarci. È vero che se passiamo possiamo sperare in un Norwich, ma dopo sarà veramente quasi impossibile. Allora, Derby County e Bradford sono secondi. Vanno tenuti molto 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 sott'occhio, perché è una delle squadre candidate a salire di categoria. Andiamo al calcio d'inizio. Abbiamo turnover da affrontare? No, ma la prossima sì, che sarà contro il Bristol. Tutti belli riposati. Dai, Molton Road alle 15. Questa partita va tolta dai coglioni prima di subito. Kovacevic resiste a ogni tipo di intervento, di tackle. Fa dentro Sandberg. Oddio, no. Se l'avessi solo passata. Palluo. Insomma, giallo perché... Che ha fatto Garbett? Bah, vabbè. Sandberg. Sendekas. Garbett. Anche... Non mi dire che ti fa firmare dal giallo, ma si fa firmare da Wildsmith. Qui posso dire che se non siamo in vantaggio è per colpa meramente mia, perché dovevo segnare quel gol lì con Sandberg, anzi con Sendekas, spassando la palla da Sandberg. Kovacevic. Sandberg, niente, ho fatto lo stesso errore, ragazzi. Se noi non meritiamo il vantaggio. Dai. Così no, però. Cioè, ma così no. Così no. Dicevo che se noi non meritiamo il vantaggio perché siamo stupidi, loro non meritano il vantaggio perché sono scarsi. Quindi un po' uno che annulla l'altro. No, Wilk. Che scatto che ha fatto. Che cazzo è Leao? Se tipo mettessi un attaccante bello fresco, anche a 10 dalla fine, tipo un John per Kovacevic, che non ha fatto nulla, potrebbe essere una soluzione? Madonna, il terzino. Oh, Il terzino! Per Lucas Vargas, appena entrato! Ma cosa ha fatto, mam? Cosa ha fatto Ahmed? No fear! Cost to cost! Pala nel mezzo! Non ho tirato questa volta, stavolta l'ho passata. Questa era la più rischiosa. Ma in porta c'è, è finita! Ci ha pensato Lucas Vargas, incredibile. Ultima azione, Petit. Sandberg, dentro, Lucas Vargas, Wildsmith. C'è tempo anche per l'ultimo calcio d'angolo che andrà a battere Sognora. Vabbè, ce la siamo meritata, ragazzi. Onestamente ce la siamo più che meritata. Finisce qui. Quasi 2-0 di Rivas. Andiamo avanti. Buona prova. Comunque, ragazzi, Derby County è secondo. Nonostante potessimo aver vinto anche 3-4-0, non era una cosa facile. Ceran Kelly va al Dunkerque. Partita spostata 25 novembre 28 novembre. Cosa ci riserva il futuro? Calendario, l'FA Cup contro il Plymouth. Inizia la nostra avventura in una competizione che abbiamo vinto l'anno scorso, ma che per colpa di sto gioco del cazzo non possiamo giocare Europa League. Comunque sì, giocheremo contro il Plymouth. Bristol Rovers, tempo di turnover, anche se sono quasi tutti via. Allora, ragazzi, mi tocca reintegrare Chapman e Platt, da pochi giocatori che abbiamo. Comunque, andiamocela a giocare, perché poi ci sarà il turno frasettimanale, credo, sì, contro il Fleetwood, dove ci sarà un altro turnover, per poi andarci a giocare contro il Plymouth in Coppa, come appena detto. Ragazzi, speriamo di vincere. Petit, il piccoletto,
sulla sinistra. Petty, 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 per Elliot Cole. Cox, le ciabatte in angolo. Calcio d'angolo, sfruttatelo a dovere. Rimane lì John. John. Bravo Lucas Vargas. Non esce il portiere? Madonna raga, ma che è l'episodio dei gol sbagliati questo. Ma incredibile. Sinclair, vabbè, mi pare anche normale che voi al primo tiro la sbagliate. Ecco. John. Cole. Cole. Godo. Elliot Cole. 1-0 Bradford. Playing video games. E andiamo in vantaggio, direi anche meritatamente. Ci pensa Elliot Cole. Già quarto gol questo episodio. Aguilera. No. No. Madonna, godo. Godo. La sbottolata l'ho fatta io comunque, per carità, però godo lo stesso. John. Abreu. C'è il primo gol anche per Abreu. 2-0, il numero 81. È davvero il primo gol che fa, anche perché non gioca mai. Comunque quello stronzo di Zafiris, infortunato, appena è tornato disponibile è partito con la nazionale. Che pezzo di merda. Allora, ti lascio altri 3 mesi in panchina, Elliot Cole. CD John. CD John. Cox in angolo. Potevamo andare alla simulazione, invece dice di no Cox, che comunque grande partita, grande, grande partita del portiere. E ma non può niente sul colpo di testa di Villa, l'italiano. 3-0. Non è quanto sia bello. 3-0. Vabbè, anche se manca 2 minuti, avanziamo alla fine, risparmiamo tempo. John sbaglia un rigore, complimenti. Ok, contro il Fleetwood sarà un altro turnover. Sono tornati tutti. Bene così. Oliver Young. TBT. Oliver Young. Voglio vedere di cosa siete capaci. Ma poi anche se perdiamo sti cazzi. No, uno Lucas Vargas. Vabbè, dai. Poteva andare peggio. E la prossima ci sarà il caro, carissimo Plymouth in coppa. Tanto Zafiris è tornato disponibile. Allora, grazie Garbett. Molto gentile. E ragazzi, io c'ho una cosa. Adesso devo andare a lavorare, purtroppo. E devo continuare l'episodio domani. Per voi non è un problema, però per me sì. Allora ragazzi, a domani. Ok ragazzi, il giorno dopo è finalmente arrivato. Plymouth Bradford, prima partita di FA Cup. Torniamo con la formazione stratitolare, perché Zafiris è tornato in carreggiata. E mi tocca giocare con Reyes, perché ragazzi tutti i centrali sono stanchi. Week 80, we like it. Andiamo. Oh, è giorno, che state, c'è Plymouth e Molton Road. Perfetto. E comunque ragazzi, ricordo che una volta dell'FA Cup c'era il broadcast package autentico, l'hanno rimosso, peccato. Era bianco e rosso, mi auguro che dal 25 l'abbiano rimesso. No. Che culo, che mumbaccia, beh, piedi montati al contrario, meno male. Perché posso capire che Zaffiri se non sia in piena forma fisica, però ragazzi, sta veramente battendo la fiacca. Anzi, la fiacca sta battendo lui il primo tiro di loro e questo non va bene. Bravo Dieghino. Diego Armando Lines. Finito il campo. Sandberg. Kovace. Fitch. Al primo tiro ci va di culo, perché c'è il signor Kovacevic. Rock and roll. A fare il gol 1-0, a sbloccare la gara con un rimpallo piuttosto clamoroso della palla che gli rimane, gli rimbalza addosso. Mille cazzi e poi va in porta. Bellissimo. Bello, bello questa spizzata per Orellana. Dentro Kovacevic, la parata Sandberg di testa, non ci arriva. Zafe. Zafe, fine primo tempo.
No, 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 no. Che culo che non è neanche rigore e nemmeno calcio d'angolo. Che culo. Bravo, Siscoreiana. Siscoreiana. Ai, 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 palo. Ai, 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 palo. Mi hanno spostato troppo, ragazzi. Guarda quanto rischiano questi in fase di costruzione. Rischiano. Rischiano. Perché c'è il 2-0 ancora di Kovacevic. Doppietta e doppio rock and roll per il Bradford, che a questo punto mette la partita, posso permettermi di dire, in sana discesa. Zendejas la falcata dentro. CD John entra e dice la sua. 3-0 per il Bradford. Game, set, match. Una partita che non era partita nel migliore dei modi, però ce l'abbiamo fatta a metterla in un binario a noi favorevole. E allora a sto punto direi di avanzare alla fine. Gli rimane anche un cambio al simulatore. C'è anche il 4-0 di Zendejas. Infatti è entrato Villa. Bene così, primo turno di FA Cup non battuti, distrutti proprio. Ok, simulazione pesantissima contro il Blackpool, dove non dobbiamo fare turnover, fortunatamente. Anche se i giocatori non è che proprio siano al 100%. Simulazione veloce, vediamo cosa ne esce. Ne esce un 3-1. Ferreira, Zendejas. Espulso Ahmed e John. Peterborough, Bradford. Qua andiamo a giocarla con la formazione titolare, ma abbiamo Kovacevic che è leggermente stanchino, allora gioca John al suo posto. Ahmed squalificato, gioca Battaglia. Del resto direi che bene o male, anzi to, Garbett per Sognora. Perfetto ragazzi, vamos. Ah, la nostra amica Neve. Però io dico zio, no, ora ok la neve è tutto, ma metti un cazzo di pallone giallo. No, metti il pallone bianco, non è che controllo se c'è la neve, anche perché sulla neve ci giochiamo una partita all'anno. E speriamo di chiuderla subito. La partenza non è così male, perché CD John continua a segnare e mette il gol dell'1-0. Azione praticamente personale del numero 96. 96 perché è così brutto che il numero contrario proprio forse non sa neanche cosa sia. Agiboye. Madonna quanto corre questo. Madonna quanto corre questo. Ecco come tira. Quello è da rivedere. No, Agiboye. Palla fuori. Oh, stanno pressando però, John, buona. Per Sandberg. Tiro d'esterno. Anzi, tira buona. 2-0. È l'ora del tè con Oscar Sandberg. Anche sotto la neve, anzi sulla neve il tè caldo proprio, sarebbe una cosa proprio perfettissima. 2-0. Palla in profondità di CD John. Questi ragazzi giocano molto bassi e molto ripartenti. Potrebbe essere un problema. Ivan Battaglia dentro. Sandberg. CD John. L'assist dello svedese per il gol del numero 96. Doppietta, 3 gol in 2 partite giocate da noi, ragazzi. Questo sta immaginando, ok, lascerà per un attaccante molto promettente, quindi non è che abbiamo preso proprio una pippa, però diciamo che è un buon giocatore, anzi buonissimo. E con i cambi fatti avanziamo alla fine, vediamo cosa succede. Praticamente niente, ok. Abbiamo 2 partite spostate, mica da gennaio a maggio. Ok, tocca a Northampton Town. Che posizione sono in classifica? Sono 18esimi. Non dobbiamo neanche fare turnover, sono tutti belli riposati qua, ragazzi. La vittorietta? Ah, risicata, 1-0, gol di Sandberg. Risicatissima. Tanto vabbè, dicembre abbiamo finito, perché abbiamo giusto Derby County, Rotherham da giocare, poi Barnsley, MK Dons e Stockport. Simuleremo, vediamo più che altro chi abbiamo in FA Cup. E abbiamo il Birmingham. E direi che meglio di così non poteva andare, insomma, una squadra piuttosto onesta. Seconda partita contro il Derby County, dobbiamo fare proprio un bel turnover. Rivas è andato a 77, ci piace, ci piace, ci piace. Va bene, Bradford, Derby County sia. No,
una volta ci fate vedere lo stadio. Che non si può dire. Va bene, andiamo, giochiamo. Garbett è tipo la quarta partita di fila che gioca con noi, dico, non in simulazione. Garbett. CD John Wildsmith, subito. Lucas Vargas rimane lì. Garbett, Wildsmith. Angolo. Bravo Petit, angolo. Va bene, poteva andare peggio. Lucas Vargas, Wildsmith, terzo calcio d'angolo. John Cole, Wildsmith, ragazzi, abbiamo trovato il portiere buggato. Oggi è un bel cazzo passare, vai. Oggi scarica prima in battaglia. Ivan Battaglia, il primo gol del nostro connazionale Ivan Battaglia. Rock and roll pure per lui. 1-0 Bradford. Sbloccarla è stata una bella fatica, però ci abbiamo fatta finalmente a scardinare il muro del Derby County, il muro bianco. 1-0 ci pensa il terzino destro. Fallo di mano, fallo di mano, vaffanculo. Calcio punizione. Ribeiro. L'omino sul palo funziona sempre. Battaglia. Garbett di esterno. Il neozelandese fa 2-0 dal limite dell'area. Palla lenta, ma in buca d'angolo. 2-0 ci pensa il centrocampista. A questo quasi gol di Gale, che sembra stato un gol assurdo. Garbett. CD John, tu sei in fuorigioco. Vargas. Sandberg. Che pippa calcio di rigore al 97esimo, ragazzi. Che avrà fatto? Vabbè, l'ha zoppato dopo che ha tirato. Classico calcio di rigore. E io, tanto abbiamo vinto, sti cazzi. Così, per il meme. Gol di Simon! 3-0! Gol del portiere, ragazzi! Sbaglia l'angolo il portiere avversario, Wildsmith, brutto stronzo. Beh, questo è quello che ti meriti dopo la partita che hai fatto. Vabbè, poveraccio, ha fatto una grande partita. Lui ha 20 di rigori, 47 di potenza tiro, 8 di finalizzazione, però... gol ha fatto, l'importante è quello. 3-0, gol di Simon. Ha fatto più gol di Reyes che hanno 80, per dire. La dirigenza ci sta odiando per nessun apparente motivo. Comunque abbiamo il Rotherham. Sono i quarti di finale della Carabao Cup ed è l'ultima partita per oggi. Poi avremo 3 simulazioni. Giocheremo ovviamente con i titolari perché abbiamo fatto turnover. Tutti belli riposati. Wilk 80, Linus 80, che bello. Va bene, questa non me la dovete sbagliare. Non c'è ragione per cui anche voi concediate un singolo tiro a loro. Va anche detto che comunque il Rotherham è di Championship, non è una squadra di Premier. Cazzo, le maglie, ragazzi, le maglie. Che due coglioni. Kovacevic, Sendekas, Kovacevic, c'è un fallaccio. Volevo tirare e ho tirato. Cioè, in realtà volevo anche un pochino passarla. Kovacevic sblocca. Qua ci deve essere un giallo clamoroso per l'avversario, perché cazzo, fallo da dietro sulla ripartenza. Kovacevic sblocca sulla mezza palla strozzata filtrante di Sendekas. 1-0, ragazzi. Zafiris. Sendekas rimane lì. E Sendekas torna al gol dopo parecchio tempo, non so quanto. 2-0. Approfitta della mezza sbrodolata difensiva. Raddoppio del nostro Bradford. Peccato per una cosa sola: l'assist di Zafiris, che sicuramente avrebbe aiutato a recuperare un po' di overall, un po' di forma fisica, un po' di tutto. Pazienza, ne farà un altro. Un altro Ferguson. Sul fondo Wilk. La blocca addirittura. Fenomeno. Sognora. Zafiris. E se non fa l'assist, torna al gol
3-0. Rotterdam sfatto, ragazzi. Chiusa la pratica in mezz'ora. Palla in buca d'angolo anche per lui, ragazzi. Ste palle lente sono proprio, ragazzi, la perfezione nuda e cruda. No. Nombe. Bravissimo Wilk. Kovacevic. Diego Lainez, la parata di Johansson. Tu madre, Asson. Sognora. Vede Rivas, che però tipo la testa di Pinas è ferbe, quindi non riesce a mandare la palla in porta. Non mi posso lamentare, ragazzi. Comunque, cambi, così il secondo tempo vi divertite e noi avanziamo alla fine. 4-1, c'è anche il gol di Lucas Vargas. Zaferis ammonito, coglione. Vediamo contro chi siamo capitati in semifinale. Tottenham, Arsenal e Manchester United. Comunque vi devo dire, Manchester City e Liverpool fuori, a noi va bene. Molto meglio Arsenal e United, ma molto molto meglio. E comunque Zaferis si è ripreso il suo 74, godo. Bradford Barnsley, andiamo con la prima di tre simulazioni. Facciamo anche un bel turnover, sebbene tipo John sia stanco. Simulazione, vediamo come va. 1-0, gol di Sandberg. Pulitissimo. MK Dons Bradford. Qua vabbè, andiamo con i titolari. Poi facciamo il turnover contro lo Stockport, perché apriremo poi con Northampton. È andata e ritorno l'Arsenal. È però. Va bene, concentriamoci su quello che dobbiamo fare oggi. Io penso una vittoria, vero? 2-0, signore John, è bello così. Vabbè, questi erano anche in fondo alla classifica, va detto. Lo Stockport è 14esimo. Andiamo col turnover. Oh, Ribeiro 69. Ma era 66 due partite fa. Bradford contro Stockport, perdiamo. Sti cazzi, siamo sempre i primi. Ok, allora, siccome abbiamo finito i tre mesi canonici di ogni episodio, prima di chiudere arriva la parte più bella, perché è aperto il mercato e tutti gli scambi fatti a inizio episodio adesso si sono avverati. Ci chiedono Simon. Già subito arrivano, già la Roma con Simon. No, massimo prestito, ma così no. Adesso sistemerò la squadra, perché abbiamo tutta gente nuova e va sistemata. Ok, sostanzialmente abbiamo tre schemi squadra. Questo è quello titolare, dove praticamente cambiano solo i terzini e l'esterno sinistro, tutti più forti di quelli di prima. Questa è la seconda squadra, dove gli attaccanti in realtà sono degli AT, però ce lo facciamo andare bene. E questa è la terza, dove almeno Uzun riesce a giocare una posizione più arretrata. Più che altro la terza squadra serve per far giocare giocatori che non troverebbero posto né nella prima né nella seconda, come Serrano, Colo-Colo, Acosta o Keben, e anche Vuskovic. Detto ciò, ragazzi, c'è un temporale pazzesco fuori. Io vi ringrazio. Like al video, iscrizione al canale. Ci vedremo per l'episodio numero 7, dove giocheremo i mesi di gennaio, febbraio e marzo, che saranno quelli, diciamo, molto più importanti, perché abbiamo 4 competizioni che dobbiamo assolutamente provare non a vincere, ma almeno a lottare il più possibile. Poi vabbè, il campionato e il BDSM Trophy vanno vinti sicuro. Gli altri due, finché ci sono, fanno avventura. Ragazzi, grazie. Like al video, iscrizione al canale. Ci vediamo la prossima settimana, sempre domenica, dove tra l'altro, ragazzi, tornerà pure il campionato, perché ci sarà Milan-Venezia. Grazie di tutto. Alla prossima. Dadri tutto.